Ciao, vai. Sono Simona Leccese, in arte Simona la cantora. Finalmente chi è Simona Leccese? Sono io. Come mi vedete, sono una persona solare, ho voglia di vivere e soprattutto dicevo al mio manager che desidero che il pubblico mi conosca per quello che veramente sono. Acqua e sapone, anche se sono un po' truccata, eh? Acqua e sapone però. Perché è chiamata Simona la cantora? Perché il riferimento a... Io sono molto legata alle religioni orientali, tra cui l'ebraismo, anche se sono una cristiana. E mi piace molto la figura del grande re Davide di Israele, che è il dolce cantore di Israele. Io spero di essere la dolcissima cantora dell'Italia, visto che amo l'Italia. Titoli di studio? Io sono laureata in lingue e letterature straniere, con indirizzo storico-culturale, lingue che ho fatto in spagnolo e portoghese. Lingue bellissime, calde, come me, passionali come me. Titoli di studio musicale? Titoli di studio musicale, ho studiato pianoforte fino al quinto anno, canto e pianoforte. Ho dato anche qualche esame al conservatorio, poi non ho continuato perché dovevo scegliere. Ho continuato così come primatista, però poi dovevo laurearmi in lingue, non potevo conseguire due lauree contemporaneamente. Ci potresti deliziare di qualche tua specialità al pianoforte? Al pianoforte addirittura, che onore, sì. Voglio suonare e canto anche Michelle Overcome, la canzone quando Martin Luther King fece la marcia su Washington prima di essere assassinato. È un inno che io credo che non vale soltanto per la lotta a cui faceva riferimento lui tra i bianchi e i neri, ma oggigiorno ci troviamo continuamente, il razzismo è continuamente dentro di noi. E quindi questa la dedico a Allora, abbiamo notato le tue doti speciali a pianoforte e la tua magnifica voce. Ti ringrazio, potevo sulla fare sulla sinistra io noto un... anzi, notiamo più che altro, perché il video lo vedranno in tanti, un libro, La Rosa di Sharon, giusto? Certo, La Rosa di Sharon. È un libro scritto da te? Possiamo mostrarlo al pubblico? Certo, eccolo qua, La Rosa di Sharon. Come è nata l'idea di questo libro e quando è stato creato, ideato più che altro? Da piccolino ho sempre scritto poesie, sempre, quindi questa è una raccolta da quando avevo 14 anni, si può dire. Però vabbè, le ho selezionate da 14 fino a 22-23 anni, perché è un libro di poesie giovanili. Più in là, se il pubblico mi vorrà ancora bene, io scriverò un libro fresco, adesso sono più vecchia. Però questo, io penso una cosa, che io ho letto un libro bellissimo di Paolo Coelho, no, l'alchimista, e là si parla, il messaggio che ho ricevuto io da quel libro è recuperare l'essenza di quando eravamo noi bambini.
Io adesso ho 40 anni, anche se sembro più giovane, più fresca. Però qua c'è la mia essenza, qui c'è la mia anima. Forse un libro che scrivere adesso non è paragonabile a questo. Qui c'è la mia anima. Il titolo, perché vi ho detto che ho una simpatia per il popolo ebraico, no? Un po' perché sono cristiana, un po' perché credo che sia un grande popolo. Non voglio fare nessuna cosa politica, assolutamente, è solo una mia simpatia. E la Rosa di Sharon è proprio... è uno dei nomi che Salomone scrive nel Cantico dei Cantici, che è un grandissimo poeta, quindi un grandissimo poema, quindi ho preso ci potresti lì. Far sentire e dedicare a tutti noi una delle tue belle poesie? Sì, questa poesia la dedico a tutti voi, e... Gabbia d'amore. Perché amarti disperatamente se non è possibile? Perché continuare a sognarti nel mio futuro se per noi non esiste? Perché la mia follia arriva al punto di scrivere su questo amore? Perché? Se l'amore è come l'entusiasmo di un bambino, finirà. Se esso è come il libero canto del mare, con cotanta libertà scappo dalla gabbia della tua situazione, dalla nostra fede, per dirti: io ti amo. La vita è fatta di attimi, o un solo attimo costruisce la vita? Disperatamente, Simona. Ok, per concludere, cosa consiglieresti a chi volesse intraprendere un cammino simile al tuo, ecco, di affacciarsi non solo nel mondo della musica o del conservatorio oppure nel mondo poetico, ma proprio nella categoria spettacolo, di avere questa tua armonia? Cosa consiglieresti per avere tutte queste doti? Cosa consiglierei per avere tutte queste doti? Io consiglio una cosa, questa cosa me l'ha insegnata la mia maestra di teatro, perché io ho fatto teatro greco all'università. Il mondo degli artisti, oggi abbiamo Mediaset, oggi abbiamo questo grande mondo, oppure addirittura Hollywood. Io non so cosa accadrà nella mia vita futura come artista, non so se avrò successo o meno, questo non lo so, però so solo una cosa, che la cosa più importante di un artista è la propria anima. Non bisogna mai sporcare la propria anima, e soltanto essendo noi stessi e non conformandoci a questo sistema, tutti i nostri talenti e le nostre doti verranno fuori e il pubblico ci amerà per quello che siamo, indipendentemente dal successo e dal denaro o gli uomini, le donne che si possano incontrare. La nostra essenza, la nostra anima, perché quando noi moriremo la nostra anima sarà ricordata per sempre. Ok, è stato un piacere averti con noi, si spera che questo videoclip possa essere visto in tanti. Ricordiamo a tutti coloro che volessero partecipare alla visione di questo videoclip, che sarà disponibile da inizio febbraio sulle piattaforme Facebook e YouTube, Twitter, i link nella pagina ufficiale di Salvo De Vita, OMP Impresa dello Spettacolo. E chiunque volesse avere l'onore di averti come ospite può contattare chi? Il mio manager, il dottor Salvo De Vita, titolare della MP Impresa, certo, dello Spettacolo. Certo, giusto, normale. E quindi è stato un forte onore e un forte piacere averti qui con noi, con la speranza che sia di un buon augurio il tuo futuro cammino. Grazie.